cari appassionati della Lega Calcio a 8, benvenuti all'Atletico 2000, dove i Pumas per la 14ª dia ospitano la Venere in bikini. Palla sulla destra che giunge centralmente, la deviazione, il portiere riesce a respingere, poi in seconda battuta arriva il gol di Anello, 1-0 della Venere in bikini dopo appena 2 minuti di gioco. Ancora Anello, conduce il pallone col destro, la sfera per Midulla, sotto la traversa, Midulla, il raddoppio della Venere, 2-0 sui Pumas. Calcio d'angolo battuto, prova la conclusione della distanza, palla che rimane lì con Bongura che stoppa, ancora Bongura, Bongura, 3-0 della Venere, i Pumas non ci sono più. Lancio lungo a cercare Roberti, Roberti, un gol pazzesco di Roberti al volo di prima intenzione, 4-0 Venere, che rete! Controlla ancora Roberti che scambia con il compagno, il colpo al volo di Roberti, respinge il portiere. Se ne va sulla sinistra, col tacco serve, poi attenzione alla mischia in aria, Bongura col tacco, a porta sguarnita, 5-0, sfortunati anche i Pumas. Tocco corto, la deviazione, super parata del portiere, poi la palla rimane lì, il tiro, questa volta non può nulla contro Midulla, il numero 1 dei Pumas, 6-0. Può mettere in mezzo il pallone, lo fa in questo momento, il colpo di testa e la rete della bandiera di Renzani, 1-6. Colpo di tacco di Bongura, a favorire il compagno sulla destra, palla messa al centro, ancora per Bongura, un altro colpo di tacco e poi la rosa, segna l'8-1, ma come gioca questa Venere? Prova il tiro da distanza, ribattuto, poi Vita Colonna col collo pieno. 2-8, i Pumas provano ad addolcire una sconfitta che comunque rimane sonora. Infatti la Venere vince 8-2 qui all'Atletico 2000.